You wanna stay with me in the morning? Buongiorno a tutte! Allora, no, non sono pazza per me vedere in questo stato, semplicemente volevo registrare un video e mi preparo con voi. In tutto ciò salutiamo lo stendino che ci fa da sfondo per questo fantastico video oggi. Allora, sono seduta a terra, proprio a terra, col sedere sul pavimento, con tutti i trucchi a terra, perché sulla scrivania non avresti visto nulla se mi fossi messa sulla scrivania. E quindi iniziamo, oggi ci trucchiamo assieme. Volevo già iniziare a truccarmi un'oretta fa, solo che poi ho dovuto pranzare, quindi mi sono messo un po' di matita nera, un po' di correttore sulle occhiaie, anche se sembra che non ce ne sia, visto quanto sono profonde, ce la posso fare. E quindi niente, iniziamo a truccarci, io ho solo la matita nera e appunto un po' di correttore che tanto andremo a ripassare. Quindi non ho idea di come mi truccherò oggi, quindi improvvisiamo e iniziamo con il primer ovviamente. Il primer è quello della Clio for Pupa ancora. La sto finendo, vero? Povero Ostello. Mi ci trovo benissimo con questo primer, anche in estate con 40 gradi all'ombra. Devo dire che mi regge il trucco quasi tutto il giorno, quindi ottimo primer. Peccato che non ci sia in permanente. Quindi peccato. Allora, di che cosa chiacchieriamo oggi? Anzi, prima di iniziare a chiacchierare, praticamente l'idea del mio trucco era quella di utilizzare una specie di arancio bronzo della Sleek, che è nella palette Curaçao, che era una palette in edizione limitata. Volevo utilizzare questo arancione qui, ed è un arancio glitterato. Quindi iniziamo a mettere questo e poi vediamo che cosa esce fuori. Allora, la cosa bella di tutto ciò è che io non ho un pennello pulito, sono tutti sporchi, devo lavare i pennelli, proviamo questo. Allora, diamo una mezza pulitina al pennello. E quindi inizio, no, questo è sporco di nero però. Ma porca miseria. Vediamo se Maria riesce a trovare un pennello mezzo pulito. Ok, utilizziamo questo che è sporco di bronzo, dicevo. Sono sveglia dalle 7 di mattina. Voi direte che cacchiarola fai sveglia dalle 7 di mattina se non hai niente di importante da fare. La Sleek è polverosissima, c'è poco da fare. Allora, metto l'arancio sulla palpebra mobile intanto. Mi vedete? Sì, mi vedete, ok. Praticamente stanotte. Si vede quanto è forte questo arancio? Ok. Stanotte sono andata a letto presto per i miei standard, nel senso che ero già a letto alle 3:30. Voi direte cacchio presto? Sì, perché in genere sono 10 giorni che io sto andando a letto alle 6:30 del mattino, uno scherzo, cioè fisso alle 6:30, sono 10 giorni che ho fatto sta vita, vado a letto alle 6:30, mi sveglio alle 10, 10:30 al massimo, sto dormendo 4 ore a notte per ora. Quindi andando a dormire alle 3:30 più o meno, non è che potevo restare a letto tutto il giorno, alle 7 ero sveglia. E poi, ad essere sincero, ero già sveglia alle 7 meno un quarto. È bellissimo questo arancio comunque, ok. Ero già sveglia alle 7 meno un quarto, solo che ho detto no, è troppo presto, resto a letto un altro po'. Cioè, dormivano ancora tutti, ho detto che faccio sveglia. Arrivata alle 7 non ce l'ho fatta più, ho detto mi devo alzare. Quindi mi sono alzata dal letto, così a mo' di raccontino ve lo sto raccontando. Mi sono alzata dal letto e ho detto ma che faccio sveglia? Mi era venuta in mente che avevo voglia di biscotti ieri, quindi ho fatto i biscotti alla cannella. Vi ho messo la fotografia su... La fotografia, oh wow, la foto su Instagram dei biscottini. C'è tra l'altro la ricetta dei biscotti alla cannella sul mio canale, quindi se cercate biscotti alla cannella senza burro vi spunta la ricetta. Pennello da sfumatura pulito. Ok, utilizziamo il pennello da sfumatura sporco di marrone che andremo un attimino a pulire. E vado a sfumare senza aggiungere colore, vado a sistemare un attimino il colore che ho già messo nella piega. E visto che il pennello era sporco di marrone, sto anche facendo un po' di ombreggiatura. Va bene. E quindi mi sono alzata e ho fatto i biscotti. Tra l'altro sono velocissimi da fare questi biscotti alla cannella, perché ci vogliono 3 minuti per impastarli praticamente. 8 minuti di cottura e sono pronti. Quindi in 10 minuti totali praticamente avevo i miei biscottini. Allora, con un pennello più piccolino a punta, questo è di Kiko ed è il 207, che è un pennellino piccolino a punta, vado a mettere un po' di giallo o bianco dentro l'occhio. Facciamo che ci torniamo dopo, che facciamo prima la parte esterna. Mettiamo un po' di marrone nella... No, anzi, vedi cosa fa fare non sapere come truccarsi. Col pennello da sfumatura di prima mi è venuta un'idea. Se trovo l'ombretto, eccolo qua. Vado a mettere un ombretto color caramello perlato. Questo qua è di Essence, il numero 23 Soul Matte, però non lo fanno più questo, purtroppo. Lo adoro, si vede che mi piace questo ombretto, vero? Sì. Vado a prendere appunto con il pennello di sfumatura di prima, che è il 200 di Kiko, lo metto nella piega dell'occhio. Vediamo che cosa esce fuori. Dovete sapere che io sono miope, quindi pur avendo lo specchio a tipo 5 cm di distanza non mi vedo tanto bene. Tra l'altro lo specchio è anche magnificante, quindi rendiamoci conto. Ok, sì, mi piace l'effetto, che dite? Poi andrò a sfumare meglio.
E quindi stamattina mi sono fatta i biscotti. Ho finito di fare i biscotti e ho detto, mo che faccio che non finito di fare i biscotti? Mi sono messa a pulire la cucina. Finisco di pulire la cucina e ho detto, ma così così faccio anche la macedonia. Mi sono messa a fare la macedonia. Quindi insomma, stamattina abbiamo fatto Mary Cooking, praticamente. Abbiamo fatto biscotti alla macedonia, ieri abbiamo fatto la pizza, l'ho fatta io ed è uscito uno schifo, cioè non vi dico. L'hanno mangiata però non era buona, se lo dico io che l'ho fatta veramente non era buona, non era neanche velenosa, attenzione, perché altrimenti saremmo stati tutti al cesso stamattina, tipo una tara al cesso, però con un pennello pulito cerco di sistemare un attimino la sfumatura. Però diciamo che non era la mia pizza migliore, ecco. Però pazienza, ieri ho fatto la pizza e la torta di mele. Ho messo la foto su Instagram anche della torta di mele. Sì, perché dovete sapere che io adoro cucinare. Che dite? Ok. Poi vado a prendere un pennello da sfumatura più piccino, tipo di Essence. C'era un pennello Essence, eccolo qua. Questo qui viola. E vado a prendere un marrone matte. Quindi, il mio marrone matte preferito è questo qui, che è sempre di una palettina di Essence che si chiama To Die For, la numero 5. E appunto prendo il marrone con il buco, che è matte. Ed è un marrone color, che ovviamente lo tengo l'arancio. Quindi vado a fare una V esterna qui. Quindi per ora appoggio il colore su entrambi gli occhi e poi lo vado a sfumare un attimino. Quindi una V esterna e poi sfumiamo. E quindi ho pulito la cucina, ho fatto tutte queste cose stamattina. Poi mi è venuta l'ispirazione, fortunatamente mi sono messa a scrivere. E quindi mi sono fatta un paio di capitoli, mi sono scritta un paio di capitoli, sono felice di questo perché sta venendo sempre più figo il mio, chiamiamolo, romanzo, quindi sono felice. E quindi nulla, questo lo sto scrivendo in spagnolo, è sempre il famoso romanzo che sto scrivendo in spagnolo, ecco, quindi sto continuando. Sfumo con il pennello di Kiko, anche se essendo sporco di caramello qui mi va un po' a annullare il marrone, quindi andiamolo a caricare. Ok, non mi dispiace questo trucco, sapete, sì, diciamo che si fa notare. Ok, mi sono appena ricordata che mi sono scordata un ombretto sulla scrivania. Riusciranno i nostri a trovarlo? Aspettate un attimo. No, non lo vedo, uffi. Non l'ho preso, vero? No. Pazienza. Va bene, ok, fai niente. Ci è rimasto male, va bene. Risolveremo in altro modo. E quindi la mia mattinata è passata così. Poi mi sono messa a guardare un po' di video, perché ho postato su Facebook una foto di uno stamp della mia categoria video da guardare. Sapete quando mettete i video in guarda più tardi? Avevo qualcosa come 400 video da guardare, quindi ho cominciato a guardarne qualcuno. Scusatemi se non vi guardo, devo cercare un ombretto che non trovo. E che non troverò? Ma uffi, l'avete lasciato. Cercavo il 22 blockbuster di Essence, però non lo trovo da nessuna parte. Che vuoi? Aspetta, l'ho visto. Yeah! Scusate, ci sono. Yeah! Quindi vado a prendere il 22 Blockbuster, che è un color panna matte, e lo metto sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso decidiamo il colore da mettere all'interno dell'occhio in tutto ciò. Che stavo dicendo? Me lo sono dimenticata. Benissimo. Pennello angolato. E vado a mettere appunto questo ombretto sotto l'arcata. Mi sono dimenticata cosa stavo dicendo. Va bene, a posto. Quindi la mattinata è passata così, abbiamo pranzato stranamente oggi in orario umano, perché alle 2:30 abbiamo pranzato, perché in genere noi mangiamo verso le 4 a pranzo. Sì, è un po' assurdo come orario, però a noi sta bene così. Quindi abbiamo mangiato un orario decente. Ora devo andare a lavare i piatti, solo che siccome poi la luce va via in questa stanza, già non è che sia proprio fantastica, sto registrando, sì, ok, non è che sia proprio fantastica la luce che c'è adesso, quindi per evitare che vada via del tutto, ho detto faccio prima il video e poi lavo i piatti. La paletta di pupa dove l'ho messa qua? Allora, dalla pupa art numero 002-004 vado a prendere questo colore, vediamo, bianco? Sì, vado a prendere il primo colore, questo qui, sulla destra, il bianco, un bianco satinato praticamente, con il pennello di Kiko di prima che ho perso con la punta, perché sono così disordinata, ecco, l'ho trovato. Quindi con il pennello appunto vado a mettere un po' di bianco. Vediamo come ci sta. Se non ci sta bene ci mettiamo il giallo. Vediamo. Allora, lo vado a mettere appunto nell'angolo interno dell'occhio. Ci sta? Sì, diciamo che ci sta. Ok. Solo che c'è troppo shimmer. Io volevo fare un po' un qualcosa di meno sbrilluccicoso, però fa niente. Voglio dire, estate, chi se ne frega. La cosa bella è che devo andarci a fare la spesa con questo trucco. Quindi vabbè. Ok. Continuo con questo bianco. Olè,
Fantastico. Poi, con una matita nera, vado a fare una piccolissima righina di eyeliner nella parte finale, dal centro fino alla fine dell'occhio. Vediamo un po'. Fermi. È tutto in bilico. Ok. Ah, sarà l'altro stamattina, ho visto anche un film, perché ho acceso la televisione e ho detto, vediamo cosa fanno in televisione di mattina, convinta che non ci fosse niente interessante. Invece ho trovato un film carino con Renato Pozzetto e Ornella Muti, che si chiamava Nessuno è perfetto, la storia di questa di Ornella Muti che praticamente da uomo diventa donna, e praticamente Renato Pozzetto se la sposa pensando che fosse una donna a tutti gli effetti, in realtà era un uomo prima, quindi poi viene a sapere che nella vita precedente era un uomo, succede un po' di casini, comincia a non voler dormire più con lei, la rifiuta ovviamente, perché io so che tu sei stato un uomo, insomma, gli è venuto una specie di blocco psicologico. E insomma, era carino come film, peccato che l'ho visto già iniziato, quindi mi sono persa la parte iniziale, però vabbè, fa niente. Con un pennellino ad eyeliner, o comunque con un pennellino sottile, perché quello d'eyeliner ovviamente non lo trovo, va bene, con un pennellino da correttore di Elf, questo qui piccolo 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 della linea base, vado un attimino a sfumare la matita. La riga che avevo fatto con la matita, quindi cerco di fare una piccola, diciamo, virgoletta, anche se a me non piace molto fare la virgoletta. Ok. Cosa faccio? Di canto una canzone intanto che mi metto l'eyeliner. Sono perdo. Comunque ragazze, che tempo strano che sta facendo. Cioè, ieri nuvolosissimo, oggi ci saranno tipo 40 gradi fuori, c'è uno scirocco pazzesco. Cioè, si sentono già caldo, infatti io ho il ventilatore acceso, penso che si senta. Ok, qui mi piace la riga, qui non tanto, ma va bene lo stesso. Tanto alla fine non è che vengono e dicono, tu hai la linea di eyeliner storta, quindi chi se ne frega. Ok, quindi diciamo che con gli occhi ci siamo, come ombretti. Sistemiamo un attimino il correttore giù, quindi ne vado a mettere un altro po'. Io uso l'Instant Anti-Age in tonalità light, anche se ci voleva quella più scura, solo che quella più scura l'avevo già finita, quindi devo finire questo, che come vedete non manca molto, e quindi ho portato questo. Tra l'altro sto cercando il pennello per stendere il correttore, non lo trovo come al solito. Uffi, oggi non trovo niente. Pazienza, lo stendiamo con le dita di Tuevo. Quando sono venuta qui in Sardegna, perché sono ancora in Sardegna, mi sono portata pochissimi trucchi, perché giustamente non sapevo quanto dovevo rimanere, quindi non è che ho portato chissà che cosa. Stamattina guardando alcuni video mi è venuto un po' di nostalgia, ho detto ma porca miseria, questo ombretto per esempio ce l'ho, lo potevo utilizzare d'estate, questo rossetto, un colore estivo, eccetera eccetera, non me lo sono portato e mi è venuto un po' di pena, ho detto ma i miei trucchi. Pazienza, che c'è da fare. Allora, sul viso ci sarebbe da fare tipo una cappa di correttore per correggere tutte le imperfezioni, però siccome non mi va non metto niente sul viso come correttore, vado direttamente a mettere la cipria. Il mascara io lo metto alla fine sempre, quindi andiamo a mettere la cipria. Vado a mettere la Stay Matte della Rimmel, che durerà praticamente 30 secondi sul mio viso con questo caldo, però fa niente. Quindi Stay Matte della Rimmel con un pennellino della Finling, si chiama, l'ho preso su eBay, io lo adoro sto pennellino perché è piccolino, se vedete, però è molto ampio come diametro, quindi in 2 secondi fai e hai messo la cipria, no? Quindi cipria, cioè vedi, in 2 secondi è a posto, hai messo la cipria. Tra l'altro è un profumo meraviglioso sta cipria della Rimmel, io l'ho comprata su ASOS, l'ho presa in offerta, l'ho pagata sulle 3,50 euro se non ricordo male, quindi non tantissimo. Ed è ottima come cipria, tant'è che l'ho ricomprata quando l'hanno rimessa in offerta. Ok, ci siamo incipriate sommariamente il viso. Questo cerchietto poi lo tolgo tranquilla, l'ho messo per tenere i capelli sistemati durante il video. Quindi, poi andiamo a fare un po' di contouring. Eccoci qua con la terra di Bourjois, questa qui, la numero 52, sì, che è la Divis de Poudre, questa qui. Io e il francese non ci capiamo, tra l'altro mi piace molto questa terra, penso che si possa notare, ed è l'unica terra che ho portato, quindi o mi piace o non mi piace, ormai me la devo tenere, quindi ho solo questa, non posso usarne altre, quindi uso solo questa. Contouring, quindi un pochino. Il pennello per il contouring è sempre quello lì della Joshua a punta, adesso lo faccio vedere quando finisco un attimino qui. Ok, ci siamo, che è questo qui, il pennello a punta della Joshua. Questi si comprano su eBay, su AliExpress, su questi siti cinesi praticamente. Poi sistemiamo le sopracciglia, poi mettiamo il blush. Allora, andiamo a dare una pettinatina. Ok, ci siamo.
E vado ad utilizzare il kit della Beauty UK per le sopracciglia, che mi piace tantissimo perché ha una resistenza pazzesca, è questo qui. Vi ho già fatto la recensione su questo prodotto, magari ve la lascio giù nel box. Mi piace tantissimo perché ha una durata appunto pazzesca, dura da mattina fino a sera le sopracciglia, cioè mi durano da mattina fino a sera le sopracciglia. Metto la parte marrone scura, che è questa qui, nella parte finale delle sopracciglia, e poi metto la parte chiara, questa qui sopra, nella parte iniziale del sopracciglio. Dicevo, mi durano perfette fino a sera le sopracciglia. L'unico problema è che è di una polverosità immane questo set, quindi ogni volta praticamente devo togliere la polvere in eccesso dalla scatola, altrimenti mi si sparge un po' dappertutto, soprattutto se lo porto in borsa, quindi è polveroso. Però come durata, veramente dura tantissimo. Io faccio le sopracciglia adesso che sono le 3, credo. Sì, la sveglia si è fermata, non fa le 7, figuratevi. Non ferma, praticamente fa un orario diverso la sveglia che è dietro di me, ma dettagli. Saranno le 3. Io vi posso assicurare che se mi vado a struccare stanotte alle 4 del mattino, stamattina, aspetta, domattina alle 4, ecco, le sopracciglia sono ancora perfette, quindi come durata è ottimo. Ok, abbiamo fatto le sopracciglia, alla bene e meglio. Ok. Blush, sono indecisa se mettere un arancio o un corallo, perché con questa... dipende da che rossetto voglio metterci. Facciamo che andiamo a mettere il mascara prima. Io veramente faccio così quando mi trucco. Allora, piegaciglia. Scusate. Yeah. Ok, uno strumento che io in genere non uso. Però mi sono resa conto che... ultimamente, se non piego le ciglia con il piegaciglia prima, mi vado a sporcare la palpebra col mascara, con qualsiasi tipo di mascara. Quindi o piego le ciglia o piego le ciglia, altrimenti devo sempre andare a ritoccare tutto il trucco dietro, insomma è un po' uno sbattimento. Quindi piego le ciglia e amen, in modo che non mi macchio la palpebra, o comunque se mi macchio di meno. Yeah, scusate, mi metto silenzio da mascara. Momento si inizia la mascara e poi canticchio, la logica. Ok, per metterne un po' sotto, forse è il caso di ripassare la matita, però sapete. Il mascara che sto utilizzando è di Collister, è del mascara design, quello con il packaging elicoidale, fatto in questo modo, ellittico, come si dice. Ok, mascara anche qui, ho fatto solo una passata, non mi piace avere le ciglia troppo drammatiche, comunque non di pomeriggio almeno. Ok, credo che mi sia entrato qualcosa in un occhio, fantastico. Fa niente, noi show must go on, continueremo comunque. Ok, ciglio, vai via, vai via, un ciglio nell'occhiaia, via. Ok, quindi ok, no, veramente mi è entrato qualcosa in un occhio, comunque non fa niente. Quindi questo è il risultato finale degli occhi, che dite, è un po' troppo drammatico? Chi se ne frega. Alla fine io vado sempre di ragionamento, tanto non mi conosce nessuno, quindi... E anche se mi riconoscesse, non è che la gente ti ferma e ti dice cavoli, ma il tuo trucco è veramente troppo shimmer, cioè... Quindi me ne frego alla fin fine. Ok, ripassata la matita, sommariamente. Vediamo che blush mettere. Penso di metterci un corallo, perché voglio mettere un rossetto roseo dopo. Sì, quindi mettiamo un corallo. Vado a mettere questo qui di Kiko, che era della collezione... aspetta, come si chiamava? Blooming Origami, se non sbaglio. No, non me la ricordo più. Vabbè, insomma, ero di una collezione limitata che non si trova, non me la ricordo in questo momento. Il blush numero 3 si chiama Anti-Made Coral, ed è questo corallo fluo, praticamente. Questo qui. Quindi ne prendo un pelino con il dito, ne basta pochissimo, perché scrive, cioè, in modo esagerato, quindi ne metto un po' con il dito e lo stendo. Si vede in video quanto scrive? Sì, penso che si vede. Scrive tantissimo. Sì, però forse un po' di correttore sul naso ci andava, Già che mi è caduto l'arancio, non me ne ero accorta che mi ha fatto fall out l'arancio. Uffi. Quindi adesso ci andiamo a correggere il naso, vabbè, fa niente. Finiamo con il blush. L'incoerenza di questa donna quest'oggi è infinita. Ok. Comunque spero di tenervi compagnia, almeno vi fate due risate, dai. Vi faccio fare due risate. Ok, ci siamo blushate più o meno. Perché sembra sfumato male in video? Non lo so. Ci andiamo a sistemare un attimino. Io ho un ciglio nell'occhio, mi dà un fastidio pazzesco. Uffi. Ci andiamo a mettere un po' di correttore sul naso. Uso il Fit Me della Maybelline. Quindi due goccine. Se avessi il pennello... eccolo qua. Ecco, utilizziamo questo. Con un pennello da correttore. Questo era della Mineral Will Work For You, che adesso si chiama Jade Mineral, che da quanto ho capito deve chiudere anche come Jade Mineral. Mi fate sapere qualcosa se avete novità, se avete informazioni. Ecco, abbiamo corretto il naso.
le mettiamo un pizzichino di cipria, che non troverò più, no, l'ho trovata, eccola. Veramente, oggi non era il caso forse di fare questo video. Ok, andiamo a toccare la cipria, ci siamo. Ultima cosa, andiamo a mettere il rossetto prima che il mio occhio diventi rosso. Perché veramente c'è una cosa nell'occhio, vabbè, comunque. Rossetto, volevo mettere questo di Elf, che è il classy nella nuova serie, diciamo, quindi con il nuovo packaging, che mi sembra un po' sudato, che è questo rosa qui in base lilla, in base fredda. Sulla videocamera lo vedo più freddo, io comunque è un pelino più caldo, comunque in base lilla, quindi vado a mettere questo, anche se è un po' stona con l'arancio, vediamo. Che dite? Silenzio da rossetto. C'è da dire che già di per sé sono molto morbidi questi rossetti, con il caldo praticamente sono di burro cacao. Ok, che dite, ci sta? Forse non molto. Proviamo un altro colore? Sì, proviamo un altro colore, tanto che avete da fare. Oh mio Dio, possiamo stare tutto il giorno a provarci i rossetti. Non mi piace come ci sta, rosa, mi dispiace. Via. Proviamo con un corallo, proviamo con quello della Revlon, che è il numero 004 Pink About It, che è un corallo della linea matte, praticamente dei rossetti matte della Revlon, che come potete notare mi piace molto, perché secondo me ci sta anche meglio, vediamo. Ecco, questo è secco in genere, col caldo diventa un po' più scivoloso, però non quanto quello di Elf, quindi si mantiene comunque più, si mantiene meglio, infatti non sudano i matte con il caldo, per questo li preferisco d'estate. Diciamo che lo sto mettendo a labbra meglio il rossetto, ecco, però sì, mi sembra starci meglio come colore. Sembra, sapete chi? Quello di Scary Movie 3. No, Scary Movie 2 era quello che aveva la manina tutta strana. Quando le cantavo la canzone a Cindy, si chiamava, sì, per tranquillizzarla. E cominciava a cantare il signore sta nel suo santo tempio. Troppo forte quel film. Basta, poi lo sistema al limite. Quindi ragazzi, questo è il risultato finale del trucco. Che dite? Carino, vero? O forse un po' troppo esagerato, non lo so. Comunque a me piace il risultato finale. Diciamo che non è venuto malaccio nonostante i presupposti. Quindi ragazzi, nulla, io vi mando un bacione, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in questi 22 minuti e 44, e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao.